Noi siamo oggi a discutere se questo ennesimo decreto salva Ilva sia costituzionale, cioè se sia davvero urgente e necessario, come dovrebbero essere tutti i decreti che in misura eccezionale possono essere consentiti al governo solo appunto se rispondono all'articolo 77 della Costituzione. Ma urgente, può dirsi urgente il settimo decreto salva Ilva? Ormai siamo a una saga che ha superato per numero di episodi Twilight e ha raggiunto Harry Potter. Anche lì ci sono vampiri che qui sono ben identificabili e c'è il sangue perso, versato dalle vittime di questo disastro. Può essere urgente un decreto che reitera norme, che aggiunge deroghe, inserisce rimaneggiamenti di precedenti decreti? Allora o non erano urgenti, non erano ben fatti e sarebbe stato meglio attendere e seguire le vie legislative ordinarie, costituzionali, cioè disegni di legge di iniziativa parlamentare, oppure oggi abbiamo semplicemente una situazione in cui, in beffa al principio della legittimità, anzi della competenza del Parlamento, dell'iniziativa legislativa, abbiamo un governo che alla famiglia Ilva, con contatti diretti, anche documentati in telefonate, come abbiamo visto in passato, un governo garantisce comunque i favori del caso. Mi chiedo d'altra parte se sia necessario, qualche collega che è intervenuto finora ha fatto accenno al fatto che ci siano degli interessi pubblici, degli interessi importanti da contemperare. Beh, a parte quelli della famiglia Riva io non ne vedo. Quando nel 2011 la perizia chimico-ambientale, ben nota, ha dimostrato che c'era un nesso fra la mortalità impennatasi nella zona di Taranto e le emissioni e le modalità con cui veniva gestita la produzione di acciaio in quel sito, eravamo davanti a un bivio: chiudere l'azienda e farsi carico delle conseguenze da un punto di vista sociale, oppure continuare e lasciar morire la gente. La magistratura ha optato per la prima via, il governo per la seconda. E si è inventato il governo un interesse strategico, un interesse pubblico da contemperare al diritto alla salute. Si è inventato un commissario straordinario, talmente straordinario che gli è stato garantito un salvacondotto, un'impunità. Sapevano bene che avrebbe dovuto compiere degli atti illegali indegni e quindi hanno garantito che non sarebbe stato perseguibile non solo dal punto di vista amministrativo, ma nemmeno dal punto di vista penale. Ci rendiamo conto di questo e delle conseguenze che ha per la certezza del diritto e sulla fiducia che i cittadini possono avere nelle istituzioni? Si è creato così un porto franco dove abbiamo uno sceriffo che fa gli interessi delle lobby e che non amministra la legge, ma è al di sopra della legge. Quanto agli interessi pubblici che verrebbero contemperati in questa dolorosa vicenda, io mi chiedo quali siano. Si parla di tutela del lavoro, articolo 1, 4, 35, 36 della Costituzione, ma dobbiamo evitare le mistificazioni. Non dobbiamo tutelare l'occupazione, dobbiamo tutelare il reddito delle persone, la dignità, il diritto a lavorare in un ambiente sano. E guardate, sarebbe stato sufficiente avere allora, fin dal 2013, dai per favore, eviti questi gesti, sono una vergogna per lei stesso, per la tradizione del suo partito. Avremmo potuto con il reddito di cittadinanza sfuggire al ricatto occupazionale, tanto più che la relazione dell'ARPA ci dice che i costi sociali e sanitari legati all'attività dell'Ilva superano l'ammontare complessivo di tutti gli stipendi e dei salari. Allora, detta in sostanza, l'Ilva conveniva lasciarla ferma.
avremmo risparmiato. E qui abbiamo la violazione di altri due articoli della Costituzione, perché abbiamo a che fare con dei provvedimenti irrazionali, articolo 3, e delle violazioni ai principi dell'amministrazione pubblica, articolo 97. L'amministrazione pubblica deve rispettare criteri di efficacia e di efficienza nell'impiego delle risorse. Perché lo cito? Perché se qui si vuol dare un interesse pubblico all'amministrazione straordinaria di questa azienda, beh, allora bisogna anche essere subordinati, altrimenti noi facciamo un'attività pubblica quando si tutelano gli interessi privati e ci si chiama fuori dagli obblighi che questa comporta. Teniamo presente che qui vengono clamorosamente violati altri articoli della Costituzione, l'articolo 9, tutela ambientale, l'articolo 2, il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo. E non mi sto riferendo al diritto alla salute, sancito dall'articolo 32, ancora violato, ma del semplice diritto alla vita. Se andiamo poi nel merito delle disposizioni qui contenute in questo ennesimo salva Ilva, se poteva essere, e dal nostro punto di vista non poteva, ma se avessimo ammesso la deroga dai principi che vi ho detto per un qualche equilibrio tra interessi, beh, questa doveva essere tutelata in maniera ferrea. E nel momento in cui si dice l'Ilva può continuare se vengono rispettate 97 prescrizioni, beh, si doveva accelerare al massimo il processo di rispetto di queste prescrizioni. E invece, mentre prima si fissava un tetto, oggi questo tetto viene fatto scendere all'80%. È come dire, prima potevo accettare di far morire delle persone se cercavo di limitare almeno i rischi secondo un livello però non più negoziabile. Oggi questo livello viene negoziato. E perché? Perché mancano i soldi. Ecco, vedete, quando si dice la vita non ha prezzo, qui voi lo state smentendo. E si dice poi che queste prescrizioni saranno rispettate, si intendono rispettate, se verranno realizzate all'80%, ma l'80% in numero, non in peso. Voglio fare un esempio per i cittadini che seguono da casa. È come se io dicessi al momento di fare la revisione dell'auto, no, guarda, non puoi circolare con questo mezzo, devi cambiare il motore, devi cambiare i freni, devi cambiare il cambio. Però ti lascio circolare se rispetti almeno l'80% delle 97 prescrizioni che ti do. E allora io cosa faccio? Cambio i tergicristalli, cambio una lampadina, cambio le foderine, sistemo il cruscotto, pulisco il parabrezza e vado con un'auto che ammazza le persone. Anche qui siamo di fronte a una norma irrazionale. E poi c'è il venir meno ancora della normativa che riguarda l'amministrazione pubblica, laddove si dice che in deroga alla legge 347 del 2003 un'azienda commissariata, fallita sostanzialmente, che dovrebbe eventualmente essere ceduta soltanto con atti di evidenza pubblica, cioè come si fa nell'amministrazione pubblica, bene, questa gestione commissariale che rispetta dei criteri pubblici può essere fatta per trattativa diretta, quindi con criteri di tipo privato. Io non credo serva aggiungere molto altro, se non che stiamo anche andando contro l'articolo 11 della Costituzione, cioè il rispetto dei trattati internazionali. Dovrebbe concludere, abbiamo, senatore. Abbiamo dei vincoli, grazie Presidente, sono davvero alla fine, come io credo voi siate alla frutta. Abbiamo la violazione dei trattati nel momento in cui siamo in infrazione con la Comunità Europea, proprio sul caso Ilva, rispetto agli obblighi di controllo delle emissioni e sulla responsabilità ambientale.
il commissario europeo all'ambiente lo ha detto, che questo caso dimostra il fallimento di un paese nel rispetto di principi elementari. Ecco, io per tutto questo chiedo che il parere proposto dal collega Migliavacca venga bocciato.